stati tre personaggi molto importanti per parlare del tema Craxi. Claudio Martelli non ha bisogno di presentazioni, con Craxi ha condiviso un gran pezzo di storia e ha scritto un libro, L'Antipatico, molto interessante, di ricostruzione sul personaggio Craxi. Marcello Sorgi, come già sapete, perché è già venuto qui col suo libro Presunto Colpevole, anche qui un pezzo di storia raccontato in maniera molto interessante. Poi Fabrizio D'Esposito, come sapete, è una grande firma politica del Fatto Quotidiano. Proviamo a capire cos'è accaduto. Partiamo da questo weekend ad Hammamet. Martelli e Sorgi c'erano, Fabrizio ed io no, ma vediamo cos'è accaduto. Se era dorata, basta che ti guardi in giro quanto era dorata. Per molti è stata una latitanza dorata, ma per l'ex presidente del Consiglio è sempre stato un esilio. La figlia di Craxi, Stefania, ci apre le porte di casa ad Hammamet, dove il padre ha vissuto dal 94 fino alla morte. Qua riceveva, venivano gli avvocati, gli amici. Quando dicevano che era latitante, qua venivano personalità da tutto il mondo, compagni da tutta Italia, amici, capi di Stato, Arafat, Mario Soares. Latitante per chi? Per quello Stato che poi gli ha offerto i funerali di Stato? Io ce l'ho con la vigliaccheria, la viltà, l'ipocrisia di questa Italia. Hammamet è ora una città turistica con i suoi vicoli, il suo souk e adesso anche una mostra fotografica che la Fondazione Craxi ha inaugurato proprio nel ventennale della morte del leader socialista. A una ventina di chilometri più a sud, però, nella Tunisia più povera, c'è Sollum. Qua passava la giornata, scriveva, leggeva, diceva che quando il cielo era terso si vedeva l'Italia, in realtà non si vede un bel niente, però se lo immaginava. In cambio gli aveva insegnato a fare le acciughe sotto sale. Qui c'è una piccola famiglia di pescatori che tiene con cura le foto dell'ex presidente del Consiglio italiano. Ad Hammamet per il ventennale sono arrivati in 600 tra parlamentari, sindaci e amici di famiglia. C'è il Partito Socialista. Craxi si considerava l'erede di Nenni. E l'erede di Craxi quindi? Non lo vedo. Se mi guardo intorno per quello che riguarda le forze politiche attualmente esistenti, non ne vedo nessuna. L'erede politico di Craxi probabilmente deve ancora nascere. Qui sembra che le condanne del leader socialista e le polemiche sulla sua figura non siano nemmeno arrivate. Sono divisi sulla figura di Craxi, perché? Io non credo. Io credo che la maggior parte degli italiani siano disposti a ridare a Craxi i meriti di Craxi. Berlusconi ha mandato una lettera alla figlia di Craxi in cui parla d'Italia ingrata. Manca il PD, o meglio, c'è qualche rappresentante, ma diciamo la verità, è poca cosa. Certo, c'è un problema nel nostro partito a fare i conti in maniera matura con la storia della sinistra italiana. Trovavo giusto che questa ricorrenza fosse lasciata alla politica di centrodestra, che in realtà con la storia di Craxi niente a che vedere. Mi sarebbe piaciuto ci fosse qualcuno in più, diciamo, della mia parte. Si sente l'assenza del governo oggi? Oddio, l'assenza del governo non solo da Hammamet, il problema è che l'assenza del governo sta in Italia e quindi sono più preoccupato per quello. Allora, prima di arrivare a sentire anche il racconto di Claudio Martelli e Marcello Sorgi, però voglio chiedere una cosa a Fabrizio D'Esposito, perché a 20 anni dalla morte di Craxi il paese sembra ancora diviso, il dibattito è ancora molto forte, tra tanti che in questi ultimi giorni hanno detto parole diverse su Craxi. Renzi l'altro giorno da me ha detto è un grande statista, è un personaggio, è un gigante, ha detto, molto diverso da noi, dagli politici di oggi. E però poi invece chi, come il Fatto Quotidiano, in maniera, come dire, quotidiana, dice state facendo un santino di un latitante. È perché la verità io trovo estremamente fuorviante e anche fin troppo autocelebrativo, arrogante anche per certi versi, volerla mettere sul piano della storia ed escludere quelle che sono state le sentenze dello Stato italiano. Cioè, quando si parla di giustizialismo e garantismo c'è un livello in cui questa discussione finisce, e c'è quando arrivano le sentenze. Craxi è stato condannato in via definitiva per lo scandalo Enisai, 5 anni e 6 mesi per corruzione, e per finanziamento illecito dei partiti per 4 anni e 6 mesi. Aveva anche altri procedimenti in corso, quindi
dire che è latitante non è uno scandalo. Che poi noi vogliamo fare una discussione sul personaggio Craxi, anche politicamente, questa favola della modernizzazione. Cioè, Craxi prese il Partito Socialista in mano nel 1976. Per 15 anni ha governato in un sistema bloccato con la Democrazia Cristiana. L'ultimo periodo di Craxi, quello del cosiddetto CAF, Craxi, Andreotti, Forlani, era con la peggiore DC, quella di Forlani, quella di Andreotti, quella in cui Antonio Gava, buonanima, aveva un pacchetto di tessere dominante nella lista del Rotea. Quindi, da questo punto di vista, cioè, si può discutere, possiamo, però mi sembra, ecco, la lezione di Berlusconi, che poi è venuto dopo, è uguale a quella di Craxi, che era quella di difendersi dai processi, a differenza di qualcun altro che si difendeva dai processi. Voglio sentire la risposta di Claudio Martelli, che peraltro apre il suo libro dicendo perché era antipatico e perché io ho passato 20 anni a difenderlo e ancora non ho smesso. Anche stamattina, Claudio Martelli, ti toccherà difenderlo. Non so bene a quale delle accuse rispondere. Questa questione della latitanza è stata esaminata da tutti i lati, da tutte le parti, e non credo che ne verremo mai a capo a essere d'accordo. Cioè, se tutta la giustizia consistesse nel dire beh, c'è una condanna, dunque basta, la storia non si scriverebbe mai di nessuno. Discutiamo perché... anche del Craxi politico, Martello. Ecco, grazie. Grazie. Ed è di quello di cui mi sono occupato principalmente, non perché non si debba parlare anche della fase terminale, ma perché mi sembra che si comincia sempre la storia di Craxi dalla fine e poi dell'inizio non si parla più. Invece l'inizio è tutta la parte realizzativa, è l'aspetto più importante. Che cosa ha fatto? Perché io ho visto molti ragazzi intervistati anche che innanzitutto non sanno chi sia Craxi, non sanno neanche chi è Berlinguer, non sanno neanche chi è Moro, non sanno niente. C'è stato un tale processo di ignorantamento nel nostro paese che non sappiamo più la nostra storia, e non è una cosa da poco. Perché chi non conosce la storia è destinato a ripetere gli errori del passato, ed è quello che puntualmente accade ormai da 30 anni, perché parliamo di vicende, siamo nel 92, sono passati 28 anni. Eppure non ci si rende conto del perché l'Italia sia nella condizione in cui oggi. Tutti se ne lamentano, si scambiano insulti, aggressioni, polemiche all'infinito, però non si va mai all'origine dei nostri problemi. Che forse dipende anche dal fatto di non aver realizzato quello che Craxi voleva realizzare, un progetto. Se ne parlava ieri con Marcello, Craxi un progetto l'aveva, ed era quello di modernizzare l'Italia, riformando le istituzioni, creando una repubblica presidenziale, federale, i collegi uninominali. Almeno gli alleati li ha scelti sbagliati, perché invece era proprio il conservatorismo più totale. Cioè, lui ha citato Moro. Almeno è stato più modernizzatore, aveva sbloccato il sistema col compromesso storico. Ma che cosa dici, Esposito? Moro, il compromesso storico, non si sognava neanche di sposare il compromesso storico. Moro ha fatto un discorso prima di morire, l'ultimo, in cui mette in guardia i propri deputati e senatori da questa illusione che il PC possa entrare neanche in maggioranza. Lui dice ci può essere un accordo parziale, leggiti l'ultimo discorso, su alcuni punti specifici. E il compromesso storico, che sia una modernizzazione, l'incontro cattocomunista, è un'idea davvero bizzarra e controcorrente, anzi contro il buonsenso. Torniamo al punto cruciale. Ha rinnovato il socialismo italiano, ha ridato un ruolo e una dignità internazionale all'Italia, anche denunciando, e lo ha fatto nel suo primo discorso, il servilismo rispetto al più potente alleato. Era un uomo dell'Occidente, ma era un uomo indipendente. Ed è questa la lezione che è importante conservare, e cioè quella di un paese conscio di se stesso, delle proprie responsabilità, capace di governarsi, che non ha bisogno di grandi fratelli che lo tengano per mano. E lo ha dimostrato. Penso che oggi, se fosse vivo Craxi, la prima cosa di cui si sarebbe occupato per evitare la deriva a cui assistiamo è proprio della Libia, esercitando il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, in cui è la principale nazione, o almeno era fino a qualche tempo fa. Voglio sentire Marcello Sorgi. Volevo farti una domanda, Marcello, che mi sono fatta parecchie volte in questi ultimi giorni.
tanto interesse per Craxi, perché poi in tutto ciò, al di là delle polemiche, poi cioè io sono andata a vedere il film al cinema, ho trovato la fila, se ne parla molto nei contesti più diversi, e quando in televisione se ne parla, nonostante sia una vicenda di 20 anni fa, gli ascolti dicono che questa cosa va bene. Cosa vuol dire questo? Gli italiani hanno bisogno di riappropriarsi di un pezzo della propria storia, anche polemicamente, anche... Cosa pensi? Ma vedi, Mita, sono le stesse domande che mi sono fatto io andando alla Mamet, vedendo questa celebrazione del ventennale, vedendo il tipo di gente che c'è andata, che non erano solo dirigenti socialisti come Claudio Martelli, ma anche socialisti di base, di popolo. La novità è quella che tu dici. Io conosco le posizioni di Esposito, del Fatto Quotidiano, sono state ribadite in questi giorni. Cioè, diciamo, la questione della corruzione, della latitanza, la conosciamo, capito? Forse bisognerebbe anche ricordare che dopo la morte di Craxi, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, occupandosi proprio di quelle sentenze di condanna, ha sancito che non sono state erogate con un giusto processo e che mancarono il rispetto dei diritti dell'imputato, ed è stato anche pagato un risarcimento alla famiglia su disposizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Anche questo bisognerebbe ricordarlo. Ma la novità è quella che tu dici, cioè 20 anni dopo la gente si domanda chi era Craxi. Era quello che è stato sepolto come un ladro, il peggiore dei ladri della Prima Repubblica, o era un leader politico? E se era un leader politico? Era un leader politico che aveva delle buone idee o aveva delle cattive idee? Certo, il film ha contribuito, ma il film ha contribuito a un'ondata di commozione, perché effettivamente lo fecero morire come un cane. Anche questo è inconfutabile. Beh, incredibile, cioè, uno che è moribondo, col cancro, cioè, lo fai curare. Cioè, non è che poi dopo si vedrà quali sono le risposte. Non è che lo mandi in galera uno che cioè, ha l'infarto, il cancro, il diabete, e dice no, lo dobbiamo arrestare. Ci no, lo fai curare. La sua ostinazione, eh? O torno in Italia, devo morire. Allora direi questo, volendo minimamente dire qual è stato il significato, perché questa curiosità e cosa vuol dire? Beh, vuol dire, secondo me, che esiste ancora uno spazio politico per quelle idee e che probabilmente le vedremo tornare, e che le vedremo tornare non in un ambito di unità della sinistra, perché il servizio lo diceva benissimo, cioè lì 20 anni dopo, quello che è mancato, tolto le lodevole eccezioni di Goli, sì, o di Nannicini, che sono rimasti, lo dicono loro al loro partito, no, non ci sarà. Se noi pensiamo che quelle idee lì possano rientrare, diciamo, nel PD, no, quello no, assolutamente. Probabilmente nello spazio che si sta creando, perché col proporzionale nascerà di nuovo uno spazio al centro della politica, nello spazio che si sta creando ci sarà anche spazio per le idee sociali. Fabrizio, l'Esposito. No, certamente non si può escludere, ripeto, se noi dobbiamo dare una valutazione complessiva, pure anche Martelli ha ragione, ognuno resterà della sua idea, si può discutere su Craxi. Io quello che contesto è anche la validità del Craxi politico, cioè abbiamo omesso di dire che ad Hammamet Craxi è morto sovranista, cioè proprio questa mancanza del governo, questa mancanza di esponenti autorevoli del Partito Democratico che non hanno mai preso l'aereo per andare ad Hammamet, dice ancora oggi forse l'imbarazzo che c'è a sinistra per la figura di Craxi. Io ho vissuto quegli anni da militante del movimento studentesco, cioè noi dimentichiamo il contesto, dimentichiamo che una cosa era il finanziamento illecito dei partiti, per cui anche Martelli ha preso una condanna a 8 mesi definitiva, e un'altra cosa era l'arricchimento personale. La Corte Europea aveva dato pure il risarcimento alla famiglia Craxi, però ancora oggi noi non sappiamo. Ha detto questa, ci ha portato dentro casa sua, tra l'altro la ringrazio per questo, detto, questa sarebbe la reggia. Una sentenza passata in Cassazione, quella là per la Oliberian, dove Berlusconi bonificò 23 miliardi a Bettino Craxi, ha portato alla luce un tesoro di 40 miliardi di lire di Craxi, di cui 15 se li mangiò Maurizio Raggio con la contessa in Messico durante la latitanza. Cioè noi dobbiamo ricordare che cos'era l'esasperazione di quel periodo. Mani Pulite fu accompagnata da un sentimento popolare. Allora, questo ci fermiamo un attimo, questo è importante anche per Martelli. Era così popolare questo sentimento che un anno dopo lo stesso popolo ha votato Berlusconi. Quindi perché non Berlusconi, Berlusconi si presentò come antipolitico. Il primo populista della storia. Vi faccio discutere di questo perché Martelli. Mi sembra importante. Pubblicità, torniamo subito con voi.